1, 2, 3, ciak, si gira, Piazza Caterina Sforza, la garba favola delle targhe della memoria, tra fiaba e realtà e magia. Io sono Mago Roffischi. Perché, voi direte, un mago appare la celebrazione di una targa? Lo scoprirete mentre leggiamo. Questo incontro ci eravamo ripromessi di farlo il 1° dicembre, perché Ernesto De Martino avrebbe compiuto 100 anni, ma si sa che la burocrazia ci rallenta un po'. Ma l'importante poi è realizzarle le cose. In fin dei conti sono passati solo 19 giorni. Sarebbe bene riprendere quel discorso di 3 anni fa con Andrea Catarci, che all'epoca era presidente del municipio e che sostenne la tesi di laurea proprio su Ernesto De Martino. Quando venne posta questa targa 3 anni fa, un gruppo di ricercatrici e ricercatori storici del quartiere si erano ripromessi di approfondire sulla vita a garbatella di Ernesto De Martino, che visse a Piazza Caterina Sforza, scala H, interno 12, al 4° piano. Questo ce lo dice con convinzione la presidente dell'associazione, il tempo ritrovato, Mirella Argento. Inoltre ce lo conferma anche una lettera di Cesare Pavese, che suggerisce a un amico, se vuole comunicare con l'antropologo, di scrivergli a Piazza Caterina Sforza. Ma chi era Ernesto De Martino, che viene a vivere per un breve periodo proprio a Piazza Caterina Sforza? Ernesto De Martino, nato a Napoli 1° dicembre 1908 e morto a Roma 9 maggio 1965, è stato un filosofo e storico delle religioni italiane. Dopo la laurea in lettere conseguita presso l'Università di Napoli nel 1932, con una tesi in storia delle religioni sui, e qua vi voglio, Gefirismi Eleusini, un premio a chi saprà che cos'è, sotto la direzione di Adolfo Omodeo, si interessò alle discipline etnologiche. Almeno fino al 1936 dimostra idee, nessuno è perfetto, convintamente fasciste, iscrivendosi ai GUF e alla milizia universitaria, collaborando all'Universale di Bertolucci e facendo circolare in una cerchia ristretta di collaboratori un saggio sulla religione civile, poi rimasto inedito, in cui De Martino esprime idee non dissimili da quelle formulate negli stessi anni dalla scuola di mistica fascista. Il suo primo libro, Naturalismo e storicismo nell'etnologia, 1941, è un tentativo di sottoporre l'etnologia al vaglio critico della filosofia storicista di Benedetto Croce. Secondo De Martino, infatti, l'etnologia solo attraverso la filosofia storicista avrebbe potuto riscattarsi dal suo naturalismo, tratto che per De Martino accomuna tanto la scuola sociologica francese che gli indirizzi pseudostorici tedeschi e viennesi. Fu lo stesso Croce a introdurre il giovane De Martino all'editore La Terza, suggerendo la pubblicazione del libro in cui, nonostante qualche ingenuità, si può già scorgere in nuce l'idea del successivo lavoro sul magismo etnologico. Ecco perché è un mago a leggere questa storia. Scritto negli anni della Seconda Guerra Mondiale, pubblicato nel 1948, Il mondo magico è il libro nel quale Ernesto De Martino elabora alcune delle idee che rimarranno centrali in tutta la sua opera successiva. Qui De Martino costruisce la sua interpretazione del magismo come epoca storica nella quale l'abilità di una presenza non ancora decisa viene padroneggiata attraverso la magia, in una dinamica di crisi e riscatto. In quel periodo De Martino, finalmente, comincia a militare nei partiti della sinistra. Prima, dal 1945, lavora come segretario di federazione in Puglia per il Partito Socialista Italiano. Influenzato da Gramsci e da Carlo Levi, 5 anni dopo entra a far parte del Partito Comunista Italiano. Anche per questa ragione, negli anni che seguono, De Martino comincia a interessarsi sempre di più allo studio etnografico delle società contadine del Sud Italia. Di questa fase, talvolta detta meridionalista, fanno parte le opere più note al grande pubblico: Morte e pianto rituale, Sud e magia, La terra del rimorso.
Innovativo nelle sue ricerche fu l'approccio multidisciplinare che lo portò a costituire un'equipe di ricerca etnografica. Ad esempio, la terra del rimorso è la sintesi delle sue ricerche sul campo, il Salento, affiancato da un medico, uno psichiatra, una psicologa, uno storico delle religioni, un'antropologa culturale, Amalia Signorelli, un etnomusicologo, Diego Carpitella, e infine un documentarista cinematografico. Nello studio del fenomeno del tarantismo vengono utilizzati anche filmati girati tra Copertino, Nardò e Galatina. A queste monografie segue la pubblicazione dell'importante raccolta di saggi Furore, simbolo, valore, 1962. De Martino è stato collaboratore di Raffaele Petazzoni all'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito della Scuola Romana di Storia delle Religioni, come ordinario di Storia delle Religioni e di Etnologia, dal 1957 fino alla morte, ha insegnato all'Università di Cagliari. E adesso mi seguite e vi faccio vedere il portone dove lui ha vissuto e che è rimasto d'epoca, perché gli altri sono diventati tutti d'alluminio anodizzato, così, e invece quello è rimasto d'epoca, e ci sarà un motivo. Qui ci abitava, come vi ho detto, mia nonna, e vennero, se De Martino parla del 45, qui loro, mio padre scappò qui l'8 settembre del 43, perché vedete, loro abitavano qui, e erano un pochettino fascistelli, almeno uno zio. E mio padre invece era un carabiniere, perciò non condivideva le cose del fratello. Lui poi aveva fatto fedele nei secoli, ma al piano di sopra ci abitava il comunista. Perciò qui era tutto un miscuglio di pensieri. Pensate che poteva essere, la gente abitava anche nelle cantine. Allora, naturalmente il cortile non era così, il lotto. Queste sono case incis che venivano date... Bene, benissimo, tu stai bene. Che venivano date agli impiegati dello Stato. Lassù ci abitava un tedesco, ma quella casa poi, fatalità, la prese Lisa Ginsburg, che arrivò qui in alcuni anni con un laboratorio della Garbatella, chiamato Laboratorio Garbatella, fatto con l'Università, con Roma 3, e all'epoca, era il 2004, veniva data una giornata alle associazioni culturali, veniva dato il Palladium, e io all'epoca feci Mamma Garbatella e premiamo Suor Carla. Ecco, quella al quarto piano abitava De Martino. Guardate i vari portoni come sono, e invece guardate il portone d'epoca. Metti subito il guinzaglio. Questo era il portone. Questo era il portone, come vedete, d'epoca. E guardate la differenza degli altri portoni. Questo portone è rimasto così perché mio fratello era un antiquario. E siccome al quinto piano ci abitava lui, e la casa che da via Roberto De Nobili ci siamo trasferiti qui, io pago ancora l'IMU per quella casa comunque. Vedete? Quelli, per esempio, sono sempre i quadri che ha messo mio fratello, e certe cose d'epoca sono rimaste, è giusto che sono rimaste. E noi, partendo dall'antropologo, potremmo proprio raccontare la storia come garba favola con le targhe della memoria, perché nulla succede a caso. Io vi ringrazio. Tenete il cane al guinzaglio, a me non mi potete tenere al guinzaglio, e perciò andiamo.